Grazie, grazie per l'invito. Un saluto al Presidente Marzano, al Presidente Gianzanti, a Ciro Fiola che ci ospita, ai rappresentanti delle forze dell'ordine, del mondo produttivo, Presidente Prete di Assoindustria. È una giornata importante anche per noi. Possiamo fare un punto serio, rigoroso su un grande comparto produttivo della nostra regione. E anche io faccio due ordini di considerazioni, una sulla situazione nazionale, una sulla Campania, per la quale voglio fare poi un rendiconto della nostra attività secondo il metodo di lavoro che abbiamo in Campania, dire quello che abbiamo fatto e dire anche i problemi aperti con grande sincerità e onestà intellettuale. A guardare la situazione nazionale ci viene un moto di disperazione. Presidente Gianzanti ha richiamato il contesto nazionale, internazionale con il quale dobbiamo misurarci. Il mondo è sconvolto. Siamo di fronte alla messa in discussione non solo di interi settori produttivi, ma interi continenti. In Italia abbiamo quasi perso il contatto con l'Europa, abbiamo quasi perduto ogni potere contrattuale nei confronti dell'Europa. Grazie a Dio ci è capitato di avere oggi Gentiloni che è commissario all'economia, speriamo di avere una possibilità di interlocuzione. Ma abbiamo avuto governi negli anni passati così squinternati, così improvvisati, che hanno immaginato di fare la guerra contro l'Europa a furia di slogan e di imbecillità sovraniste, anziché andare nei luoghi decisivi dell'Europa per contrattare, per pesare, per condizionare le decisioni. E così, mentre i francesi presidiavano in maniera militare le commissioni europee, i tedeschi peggio, gli olandesi, gli italiani facevano i turisti, però parlavano contro l'Europa. Si è aperta una stagione delicata di guerra commerciale sul piano internazionale. Gli Stati Uniti d'America hanno assunto un orientamento completamente diverso. Dobbiamo aspettarci nei prossimi anni decisioni dure da parte degli americani. Non guarderanno in faccia più nessuno. E se dovranno difendere un loro settore produttivo, non esiteranno a mettere dazi su tutto. Abbiamo avuto i primi colpi per quanto riguarda produzioni di qualità, parmigiano, altro. Siamo stati lì lì per avere anche l'imposizione di dazi su prodotti zootecnici e su ortofrutta. Grazie a Dio per adesso li sono fermati, ma non c'è da essere ottimisti. Hanno aperto una guerra che guarda esclusivamente agli interessi dell'America e dobbiamo sapere che rischiamo di vedere interi comparti produttivi messi a rischio. Avremmo bisogno anche qui di avere un governo solido. Dopo le scelte dell'ultimo governo, credo che possiamo dormire sonni tranquilli, nel senso che abbiamo un Ministero degli Esteri presidiato in maniera militare e autorevole, quindi non li vediamo proprio, Trump, la Cina, la Russia. Possiamo stare tranquilli. Purtroppo siamo combinati così in Italia, tranne tre o quattro ministri di qualità abbiamo un governo di squinternati, di scappati di casa, di improbabili, di miracolati, di quello che diavolo volete voi, ma questo non è un governo, è un circo equestre, ma sono anni che abbiamo governi nazionali di circo equestre. Ma di che vogliamo parlare? Ma voi avete mai sentito in questi mesi, in queste settimane, no, i dibattiti, le elezioni, l'Emilia Romagna, la Cala, qualcuno che abbia parlato dei dazi di Trump, qualcuno che abbia ricordato i cambiamenti d'epoca a cui faceva riferimento Gianzanti? La Cina ha comprato milioni di ettari di terreni agricoli nell'Africa, ha fatto un'operazione di land grabbing che è incredibile.
devono pensare alle derrate alimentari per 1,5 miliardi di uomini. E noi parliamo delle fesserie, delle scemenze, le coalizioni, le palle, la politica politica. C'è da essere veramente disperati. Abbiamo fatto quest'altra ennesima idiozia delle sanzioni alla Russia con i risultati di cui parlava il dottor Gianzanti. E cioè intanto abbiamo limitato il nostro mercato, perché alla fine le sanzioni hanno penalizzato solo l'Italia, mica i tedeschi o i francesi. Però, ripeto, noi abbiamo il presidio del Ministero degli Esteri, quindi possiamo stare tranquilli pure qua. I nostri rapporti con la Russia riguardano solo i rubli e le società di gestione dei processi informatici, ma per l'economia. Di queste cose che riguardano l'economia reale, cioè il destino di centinaia di migliaia di aziende, di milioni di cittadini italiani e soprattutto il futuro delle generazioni che verranno, non parla nessuno. Perché abbiamo classi dirigenti penose in questo paese, penose. Stiamo caricandoci sulle spalle decisioni economiche del precedente governo che rimangono anche in questo governo, che sono il simbolo della irresponsabilità nazionale. Mi riferisco a quota 100 e reddito di cittadinanza. L'Italia sta sull'orlo di un baratro, facciamo finta di non vederlo, ma se l'Italia negli ultimi 20 anni è cresciuta con il suo prodotto interno lordo dell'1,7% e la Germania del 25% e ogni anno cresciamo di un punto quando va bene, un punto e mezzo o meno degli altri, è evidente che siamo un paese in declino, ci stiamo mangiando le risorse accumulate dai nostri padri e dai nostri nonni, ma non creiamo più ricchezza in Italia. Noi rischiamo di lasciare un deserto ai nostri figli. I dati della Svimez ci dicono che se continua questa tendenza, fra 30 anni in Campania avremo la metà della popolazione, 2 milioni di giovani emigrati negli ultimi 20 anni. Ma che deve succedere più in questo paese? Perché l'Italia si svegli e perché ci siano classi dirigenti strutturate, perché si capisca che abbiamo bisogno di un lavoro immane per salvare l'Italia. Qui stiamo ancora scherzando a fare demagogia e scemenze. Quota 100, reddito cittadinanza. Io sono fra quelli che ritengono ovviamente che un paese civile debba dare una mano alla povera gente, per l'amor di Dio. Bisognava potenziare il reddito di inclusione, calcolato per famiglie, verificato dai comuni, un lavoro serio, ma quello che abbiamo fatto è qualcosa di cui dovremmo vergognarci negli anni. Cioè provate a immaginare in queste condizioni un paese che si consente il lusso di prendere 10-12 miliardi di euro e anziché scaricarli su una sola misura, dimezziamo il costo del lavoro per tutti, una sola cosa. Avremmo creato migliaia di posti di lavoro e produciamo questa idiozia che sta creando una devastazione sociale, mi riferisco al reddito cittadinanza, abbiamo dato lo stipendio a tutta la manovalanza della camorra, questa è la verità, abbiamo scoperto dopo 6 mesi che 100.000 persone non avevano titolo ad avere il contributo, adesso vedo il dirigente dell'INPS lì con noi, siamo chiamati a recuperare 100.000 redditi di cittadinanza percepiti indebitamente in questi 6 mesi. E chi li recupera? E chi? E che dobbiamo mandare? I Marines? Chi dobbiamo mandare? L'esercito israeliano? Moshe Dayan? Chi li recupera più? Ma ci voleva tanto a capire che i controlli li devi fare prima, non dopo. A chi andiamo a mettere il sai sulla coda adesso? Centinaia di migliaia di persone privi di titolo. Stiamo scoprendo fenomeni inimmaginabili, in modo particolare in Campania. Avrete avuto difficoltà a trovare gli stagionali per la campagna di lavorazione del pomodoro quest'anno.
non c'erano più stagionali, per le imprese della balneazione, apprendisti neanche a parlare, ma chi si alza più la mattina alle 5 per prendere 600 euro? Si riprendono a casa 700, 800, 1000, 1200. Hanno sequestrato un'azienda qualche giorno fa a Melito. Il 70% di quelli che lavoravano in nero erano percettori del reddito di cittadinanza. Qualche anno fa, quando si prendeva a lavorare una babysitter, ovviamente si cercava di fare i furbi. Adesso uno cerca di mettere in regola con i contributi la babysitter e quella dice no, no, cortesemente no, nessuna contrattualizzazione, o veniamo qui in via amichevole. Ma è possibile avere un paese in cui succede questo? Perché abbiamo paura di perdere un voto o immaginiamo di recuperare 100 voti mandando alla rovina l'Italia? 10 miliardi di euro buttati a mare. Reddito di cittadinanza, questo è un gioiello di marca Salvini. Come? Quota 100. Che ho detto? Di marca. Vabbè, hanno fatto tutto insieme, poi si mescolano, ma è stata una... hanno fatto una sola festa, diciamo. Quota 100. Cioè in Italia abbiamo le forze lavorative attive che sono del 15% in meno rispetto alla Germania. In Germania lavora il 75% delle forze lavorative attive. In Italia come media nazionale 55-57%, e in Lombardia arriveremo al 67-70% se ci arriviamo. E in queste condizioni ci consentiamo il lusso di mandare in pensione gente a 60 anni che poi va a fare il doppio lavoro da altre parti. Allora io capisco che tu abbia una persona che ha lavorato in una fonderia, che ha lavorato in lavori usuranti, che ha lavorato nell'edilizia, per l'amor di Dio, diamo la possibilità di anticipare la pensione. Ma se hai un dirigente del pubblico impiego o hai un primario che ha 60 anni, a 60 anni si può lavorare tranquillamente per altri 10 anni, perché il primario che lascia la struttura pubblica va a lavorare nella clinica privata guadagnando il doppio, il triplo. Ci stiamo mangiando il futuro dei nostri figli. Però dibattito pubblico, le coalizioni, il governo. Abbiamo avuto alcune misure che ovviamente gridano vendetta. Non mi dilungo sulla plastic tax. Noi siamo fra le regioni più duramente penalizzate se va avanti questa imbecillità che si sono inventate. Io capisco la difficoltà del ministro Gualtieri, che è una persona per bene e competente. Al posto suo avrei fatto un'altra scelta. Sarei andato davanti agli italiani e avrei detto: cari concittadini, noi dobbiamo mettere da parte 23 miliardi di euro per non aumentare l'IVA. Fatto questo, non abbiamo più niente. Parlare un linguaggio di verità. Dire la verità. Senza gironzolare, vediamo che recuperiamo. Con le auto aziendali recuperiamo, con la plastic tax che recuperiamo 800 milioni di euro. Mi ricorda un'altra tassa che mettemmo sulla nautica 10 anni fa. Dovevamo recuperare, non so quanto dovevamo recuperare, non abbiamo recuperato un accidente di niente, abbiamo messo in crisi tutto il settore, abbiamo pagato in cassa integrazione 3 volte quello che abbiamo recuperato. Ma questo è un paese di dementi. Ma viene veramente la disperazione. Beh, ho citato la plastic tax solo per dare a tutti quanti voi un elemento di sicurezza. Credo che alla fine attenueranno, alleggeriranno, elimineranno, non so che fanno. Per quello che riguarda la regione Campania, noi garantiremo ai nostri produttori agricoli tutto quello che lo Stato dovesse togliere. Lo faremo come regione Campania. Punto e basta. Quindi vorrei darvi un elemento di tranquillità. Vediamo dove fermeranno l'asticella.
Se sono cose ragionevoli, nessun problema. Se dobbiamo mettere in crisi un settore, la Regione Campania farà scelte, fondi europei verificheremo poi in termini di concorrenza, contestazioni, quello che diavolo si vuole, ma assumiamo l'impegno a coprire quello che perdete in termini di costi di produzione. Non è possibile ragionare in questi tempi. Mi riferisco ovviamente alla quarta gamma, che è particolarmente esposta, ma anche a fabbriche, credo Cingotti, produttori di grandi produttori di plastica per packaging, imballaggi e quant'altro. Noi dovremmo finanziare la ricerca per avere dei prodotti di plastica biodegradabile. Questo dovrebbe fare un grande paese, mettere in movimento le nostre università per produrre una pellicola biodegradabile, ci apriremmo un grande mercato mondiale. E invece, anziché incentivare la ricerca, scarichiamo ancora tasse sui nostri contribuenti. E poi ci sono altre misure di finta moralizzazione, come dico io, a cominciare dalla riduzione dell'uso del contante. Questa, dal mio punto di vista, è un'altra pura imbecillità, che si tradurrà in un solo risultato: una riduzione dei consumi nel nostro paese. Questo è tutto. In Germania e in Austria l'uso del contante è libero. In Italia c'è questo sistema: dove lo Stato non riesce a funzionare, si scarica sui cittadini. Prendiamo la giustizia. I tempi dei processi sono lunghissimi. Bene, che si pensa di fare? Allunghiamo i tempi della prescrizione. Cioè tu, Stato italiano, anziché rendere efficiente il sistema giudiziario, metti in croce un povero Cristo che sta per 20 anni a farsi un processo in Italia. Ma siamo pazzi! Così per il contante. Ma vi pare che l'Italia non ha gli strumenti per perseguire le speculazioni finanziarie? La carta di credito, i grandi evasori ce l'hanno tutti quanti. È il povero Cristo, è la signora che va a fare la spesa al mercato, è l'impiegato pubblico che magari la carta di credito non ce l'ha. Qual è il meccanismo italiano? Siccome abbiamo avuto negli anni un sistema fiscale pervasivo, cioè ci sono stati anni nei quali quel tipo di consumo diventava la spia che accendeva l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate per avere controlli asfissianti. Avete dimenticato che ci sono stati piccoli imprenditori che si sono suicidati. È chiaro che se non c'è un elemento di fiducia del cittadino, il cittadino tende ad autoproteggersi. In Svizzera, in Gran Bretagna, in Germania abbiamo un sistema fiscale per cui se lo Stato incamera 200 euro in più rispetto a quello dovuto al cittadino, dopo 3 mesi ti manda l'assegno per restituirti i 200 euro. Se hai un sistema del genere puoi anche fare operazione sul contante. Ma se hai un altro tipo di sistema è chiaro che scattano logiche di autoprotezione del cittadino. E se devo comprare per un compleanno un gioiello o per un anniversario un vestito più importante per mia moglie, evito di farlo perché quello può diventare la spia di chissà quale speculazione. Questo è il meccanismo che funziona per gli esseri umani normali, non per le misure che si prendono sulla carta immaginando che gli uomini e le donne siano esseri spaziali. Cittadini normali ragionano così. Allora finisco. Noi dobbiamo sapere che in queste condizioni dobbiamo essere uniti, dobbiamo combattere, dobbiamo difenderci. E visto che siamo in Campania, dobbiamo sapere che se saltano anche le regioni, questo paese se ne va a mare, perché in un contesto nazionale di balcanizzazione, di polverizzazione del mondo politico, non avremo nei prossimi anni nessuna stabilità. E dobbiamo ringraziare il Padre Eterno se abbiamo qualche regione che funziona e riesce a dare ossigeno all'economia, alle imprese,
al lavoro. Lo dico perché siamo in Campania. Abbiamo risanato i conti, noi abbiamo ereditato nel 2015 un buco di bilancio di 2 miliardi e 300 milioni di euro, se ricordo bene. 3 miliardi. E che fa? Ogni mese aumenta il debito che abbiamo. Abbiamo dovuto risanare da questo buco di bilancio la Regione. Questo ci ha messo in difficoltà, ovviamente, avremmo potuto correre di più. Ma io non intendo governare rinviando al futuro i debiti, bisogna fare le persone serie. Abbiamo risanato i conti e oggi abbiamo per la prima volta un outlook che vede la Campania più avanti del sistema Italia, cioè l'outlook, la previsione che fa Standard & Poor's è positiva per la Campania e negativa per l'Italia. Non ci liberiamo delle BBB semplicemente perché abbiamo una massa debitoria ereditata che ancora pesa, ovviamente. Non so a quanto ammontano le rate che paghiamo ogni anno per il debito accumulato, 300, 400, 500 milioni di euro solo di rate, di mutui da ammortizzare. Ecco che significa quando ti mangi il futuro dei figli per fare porcherie clientelari. Era la regione nella quale la logica che prevaleva era quella della coalizione. Non si decideva niente. Per nominare un direttore generale a un ospedale bisognava fare una contrattazione di 6 mesi fra le forze della coalizione. Questa storia è finita. Il mio orientamento è semplice. Le nostre famiglie, le nostre imprese contano 1000 volte più delle bandiere di partito e delle coalizioni. Si decide. Puoi fare bene o male, ma si decide. O è questo o questa regione è morta. Chiaro, cari amici? Allora ringraziamo il Padre Eterno che, diversamente dal passato, quando avevate un governo di anime morte, vorrei sfidarvi a darmi qualche risultato del passato, cioè in termini oggettivi. Quanto è arrivato alle imprese? Quale piano per il lavoro è stato fatto? Quanti debiti sono stati eliminati nella sanità pubblica? Quanti mezzi pubblici sono stati acquistati? Quali politiche sono state fatte per la scuola? Quante borse di studio abbiamo pagato? Fatele lei. Datemi un risultato. Zero. Zero. E in qualche caso, come i buchi di bilancio, sotto zero. Quindi ringraziate il Padre Eterno se abbiamo un governo regionale che decide e non si fa ricattare da nessuno. Lo dico anche questa sera. La coalizione, la controcoalizione. Giovanò, per fare quello che abbiamo fatto, ci siamo sacrificati l'esistenza, e quando il sacrificio che comporta questa attività è così elevato non hai più nessuna voglia di fare i conti con la politica politicante. Si lavora e basta, non c'è niente da distribuire. Chi è d'accordo? Bene, chi non è d'accordo se ne vada al diavolo, punto. Mi pare un discorso chiaro, almeno da questo punto di vista. Nessuno mi può dire che parlo in maniera non comprensibile, è chiaro a tutti. La Campania, e finisco. Ora, noi abbiamo fatto delle cose importanti e delle cose per le quali dobbiamo migliorare. È chiaro che facciamo i conti anche con questo contesto nazionale complicato. Abbiamo discusso, per esempio, su come classificare le acque di scolo della pulizia dei pomodori. Solo per la classificazione di quest'acqua è un manicomio. Manicomio doppio perché in alcune regioni c'è una classificazione diversa. Allora, le acque con cui ripulisci il terriccio che c'è sul pomodoro, qui deve avere una classificazione, non so che, cioè come se fossero scorie nucleari. Ora io capisco che ci può essere un residuo di antiparassità, per l'amor di Dio, verifichiamo tutto quello che dobbiamo verificare. Ma qui siamo arrivati alla fine del mondo. È un po' come la classificazione delle acque di dragaggio dei porti.
Lei ha fatto riferimento a Rotterdam. Rotterdam. Qui ci mettiamo 3 anni per avere il parere del Ministero dell'Ambiente sul livello di inquinamento delle sabbie portuali. E io ripeto, senza avere risposta, qual è il meccanismo? Voi andate nel porto, andate con il secchiello, prendete l'acqua, la sabbia. Qui abbiamo l'Istituto Dorna a Napoli che in 24 ore fa l'analisi della sabbia del porto e ci può dire se è inquinata o meno. E invece no. In Italia questo parere lo deve rilasciare il Ministero dell'Ambiente. Provate ad andare al Ministero dell'Ambiente. Troverete seduto su qualche poltrona di pelle consumata dai decenni. Gente che misura le decisioni non sui tempi dell'economia, ma sui tempi dell'evoluzione geologica. Tu dici, ma guarda che io devo pagare le banche, si pagano gli interessi, un anno prima, l'anno dopo, non è indifferente, perché le banche sono le banche. Dobbiamo accettare i pareri. Ma guarda che perdiamo le navi da crociera, ma guarda che le navi porta containers di ultima generazione non riescono a entrare nei nostri porti, perché hanno un pescaggio di 15 metri, 16 metri, fanno prima ad arrivare a Rotterdam. C'è niente da fare. Noi dobbiamo aspettare i 3 anni, guardo soltanto. Allora, noi dobbiamo lavorare su alcuni problemi che abbiamo in Campania. Primo, noi abbiamo una situazione del credito che è profondamente diversa dal che abbiamo in Campania. Primo, noi abbiamo una situazione del credito che è profondamente diversa dal nord del paese. Stiamo prendendo decisioni importanti che riguardano anche le aziende agricole, tutte le aziende con sviluppo Campania. Abbiamo avuto qualche ritardo nel che riguardano anche le aziende agricole, tutte le aziende con sviluppo Campania. Abbiamo avuto qualche ritardo nel passato, sinceramente, ma ci stiamo attrezzando per avere linee di credito agevolate per le nostre imprese e anche una attivizzazione di Confidi con fondi di garanzia ad hoc dedicati nella nostra regione. Abbiamo avuto una difficoltà di pagamenti con Sogei, abbiamo fatto una guerra nei mesi scorsi, avevamo i centri di pagamento che erano a Roma, abbiamo minacciato di fare agenzia nostra di pagamenti, non escludo di farla comunque negli anni futuri. Pare che si siano messi più o meno a regime, abbiamo recuperato i tempi morti che abbiamo scontato negli anni passati. Credo che dobbiamo fare cose efficaci per quanto riguarda la formazione. Abbiamo molti istituti agrari nel nostro territorio. Abbiamo fatto questa verifica che quando facciamo ITS, istituti di specializzazione post-diploma, concordati con le aziende, il 90% dei ragazzi che fanno questa formazione vanno a lavorare. Qui dobbiamo fare di più, cioè dobbiamo fare gli accordi con le imprese agricole partendo dalle esigenze di qualità professionali che voi avete. La Regione può finanziare questi percorsi di formazione per ragazze e ragazzi che provengono dagli istituti agrari. Dobbiamo migliorare ovviamente il rapporto con i territori e con i problemi che abbiamo nei territori. A che cosa mi riferisco? Problemi di mobilità, dobbiamo ridurre anche noi i costi di produzione ovviamente. Da questo punto di vista noi abbiamo preso una misura che sarà strategica per la Regione Campania, cioè abbiamo dato vita al sistema aeroportuale regionale unificando Capo di Chino e l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Guardo ovviamente il dottore Rago, la quarta gamma, la piana del Sele, ma riguarda anche la piana di Caserta, la piana Nolana. È chiaro che se riusciamo ad avere un aeroporto che si specializza nel trasporto di merci, noi riusciamo ad abbattere enormemente i costi del trasporto e abbiamo la possibilità di arrivare nei mercati ricchi della Germania, della Francia, del centro Europa in tempi assolutamente vantaggiosi per le nostre aziende. Abbiamo problemi di altro tipo che riguardano i consorzi di bonifica. In non tutti i territori abbiamo livelli di efficienza, anzi, per dirla liquida,
il 90% va male. Avevamo avviato un lavoro per approvare una nuova legge per la regolamentazione dei consorzi di bonifica. Ci siamo fermati per una ragione, perché abbiamo verificato che erano talmente tanti i debiti accumulati che alla fine abbiamo detto fermiamoci un attimo, perché non si capiva chi doveva accollarsi tutti i debiti accumulati negli anni. Questo è, ma la verità è che strutture che dovrebbero essere al servizio dell'agricoltura, lavorare per la ripulitura dei canali, fare forniture idriche, evitare gli allagamenti in caso di pioggia, eccetera, sono strutture estremamente precarie. Abbiate pazienza, so che c'è il problema, non abbiamo avuto la possibilità di affrontarlo in maniera concludente. È uno degli obiettivi che abbiamo per i prossimi mesi. Dei problemi territoriali fanno parte anche le attività che riguardano gli agenti patogeni. Abbiamo affrontato problemi che hanno riguardato il castagno. Per l'ulivo siamo ancora in una condizione accettabile, ma dobbiamo sapere che sempre di più la regione dovrà far fronte ad agenti patogeni che in qualche caso rischiano di mettere in ginocchio interi comparti. Dobbiamo essere pronti a intervenire prima. Questo è un altro impegno che riguarda, diciamo, un livello di attività non banale, ma un'attività che è essenziale se vogliamo un'agricoltura di grande qualità. Ci sono due altre questioni che riguardano i territori che dovremo affrontare: la gestione dei parchi e la gestione delle terre demaniali. Non abbiamo un'urgenza particolare, però abbiamo un terzo del territorio della nostra regione che è costituito da parchi pubblici, nazionali o regionali, e abbiamo una normativa di gestione di questi parchi che dal mio punto di vista è semplicemente demenziale. Un conto è la tutela dell'ambiente, che è irrinunciabile, è la ricchezza del nostro territorio. Un altro conto è che per realizzare un capanno di legno ad Agerola per ospitare i mezzi agricoli diventa impossibile, perché hai una tutela ambientale di livello assoluto. Questo è semplicemente ridicolo e condanna anche i parchi al degrado più totale. Dovremo anche ragionare su una possibilità di utilizzazione produttiva delle aree demaniali. Sinceramente qui non abbiamo idee già definite, ma cominciate a ragionarci anche voi su forme possibili di concessione in uso per decenni, sia come aree di affiancamento alle aziende agricole, sia come aree da dare in gestione a giovani agricoltori, cooperative di artigiani. Credo che possa essere anche questa una bella risorsa. L'internazionalizzazione è uno dei temi assolutamente indispensabili. Il tema della commercializzazione è essenziale. Noi abbiamo prodotti di assoluta eccellenza, ma non riusciamo a valorizzarli come meriterebbero. Siamo riusciti a fare delle cose interessanti per Vinitaly. Abbiamo oggi una decina di comuni dell'area beneventana che sono costituenti la città del vino europea. Abbiamo appena cominciato, ma il livello di commercializzazione e internazionalizzazione di livello superiore è un terreno su cui dobbiamo migliorare di molto. Stiamo realizzando un mercato dei fiori a Torre Annunziata. Mi auguro che sia un mercato di livello europeo, bello anche architettonicamente. Anche qui abbiamo questo paradosso tutto italiano: produciamo i fiori nella Piana del Sé, li portiamo in Olanda e dall'Olanda arrivano in Italia e li vendono a Sanremo. Cari amici, io sto invecchiando, mi rendo conto che la mia pazienza ormai non ce la faccio più. Cioè, ma non è possibile avere questo livello di imbecillità in questo paese. Siamo il paese di Leonardo da Vinci, Galileo, i vertici dell'intelligenza mondiale, e poi ci perdiamo in questa imbecillità. La commercializzazione e l'internazionalizzazione. Avremo anche quest'anno una presenza interessante a Vinitaly. Abbiamo delle opportunità che dobbiamo sfruttare meglio. Patrimonio dell'umanità, dieta mediterranea, l'arte della pizza, prodotti di eccellenza unica, dalla mozzarella di bufala ad alcuni prodotti ortofrutticoli.
credo che abbiamo recuperato anche il cultivar del pomodoro San Marzano che sarà perso per strada. Ora è chiaro che noi non reggiamo la competizione con la Tunisia, con la Turchia, con la Spagna sui prodotti di massa. Dobbiamo puntare sulla qualità e ritagliarci una fetta di mercato su cui siamo inattaccabili. Oggi anche il consumatore è diventato molto più attento. Se devo pagare un litro d'olio di qualità, ne consumo di meno, ma lo prendo per garantire la salute dei miei figli. Da questo punto di vista è prezioso il lavoro che sta facendo l'Istituto Zooprofilatti. Quando siamo partiti nel 2015, noi eravamo ancora in pieno clima terra dei fuochi, perché fra i tanti problemi che abbiamo anche una propensione qui a Napoli in Campania a farci male con le nostre mani. Oggi la terra dei fuochi è in Lombardia. Guardate la mappa degli incendi su Google e vedrete che nelle regioni del nord ci sono il doppio degli incendi di capannoni che ospitano rifiuti. Ma non lo dice nessuno. Abbiamo il 96% del territorio agricolo che è perfettamente controllato. Dobbiamo eliminare questi residui che abbiamo di brucellosi e tubercolosi. L'indicazione che abbiamo dato all'Istituto Zooprofilattico è di darsi un metodo islamico, nel senso che gli islamici tagliano le mani, se scegliete un altro metodo. A Singapore usano il nerbo di bue quando uno butta la carta per terra, frustate. Senza... Nessuno si permetta di mantenere residui di scorrettezza nella gestione degli allevamenti. Perché basta un caso di brucellosi o di tubercolosi bovina per rovinare un intero settore. E questo non lo possiamo consentire. Quindi rigore assoluto a tutela degli allevatori sani e corretti, ma a tutela di un intero comparto, se no ricominciamo la storia della terra dei fuochi. E questo non dovrà succedere a nessun costo. Allora, finisco. Sapete che il nostro PSR lo abbiamo approvato alla fine del 2015, non l'avevamo fatto noi, era quello precedente, abbiamo evitato di perdere tempo. Non era perfettamente calzante sulle esigenze delle imprese. Vi do questi dati ad oggi. Per quanto riguarda le risorse programmate, cioè la somma dei bandi emersi, abbiamo impegnato 1 miliardo e 600 milioni di euro, pari all'87,7% del totale delle risorse disponibili sul PSR 14-20. Risorse programmate. Le risorse impegnate sono pari a 1 miliardo e 238 milioni di euro, 78% del programmato. Per le risorse pagate, cioè certificate concretamente, i soldi concretamente arrivati alle imprese, abbiamo fatto pagamenti per circa 600 milioni di euro a favore di 27.000 imprese beneficiarie, che non è una piccola cosa. Però siamo, come avanzamento della spesa, al 32% della dotazione programmatica. Qui dobbiamo correre di più. Abbiamo una difficoltà di personale, non abbiamo potuto assumere nessuno in questi anni perché abbiamo dovuto mettere a posto i conti, perché la Corte dei Conti ci ha impedito di prendere anche consulenti esterni, giustamente. Perché era sbagliato il vecchio PSR? Vi do solo questi tre dati e finisco. La misura incentivi alle imprese agricole aveva una dotazione finanziaria di 222 milioni di euro, le richieste pervenute sono il doppio, 423 milioni di euro. Cioè le risorse appostate sui singoli capitoli non erano rispondenti alle esigenze reali delle imprese. Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole, dotazione finanziaria 160 milioni, totale delle richieste 448 milioni.
misura sostegno ai giovani agricoltori, dotazione finanziaria 75 milioni di euro, totale delle richieste pervenute 83 milioni. Ora noi dovremo fare uno sforzo per avere un'organizzazione del nuovo PSR adeguato alla domanda reale delle imprese, non fatto sulla base di schemi teorici che poi non rispondono alle esigenze degli agricoltori. Per quanto riguarda le istruttorie delle domande, allo stato attuale sono state pubblicate le graduatorie delle domande pervenute solo per le province di Napoli, Caserta e Avellino. Hanno terminato le istruttorie delle domande nella provincia di Salerno, 31 ottobre, e a Benevento in data 15 novembre, ma non sono state ancora pubblicate le graduatorie. Uno dei temi critici è la disparità di criteri adottati provincia per provincia anche per valutare le graduatorie. Questo è rispondente molto al tipo di dirigenti che abbiamo e in generale alla paura che è diffusa ormai in maniera generale nella pubblica amministrazione di prendere decisioni. C'è ormai l'abitudine a non firmare niente per paura di incorrere nell'abuso in atto ufficio. Questa è la realtà. È chiaro che qui dobbiamo migliorare con l'organizzazione della struttura, con la dinamizzazione. Adesso faremo quello che è possibile, nessuna scienziateria. Scorriamo le graduatorie, dove arriviamo ci fermiamo. Per il resto vedremo di recuperare un nuovo PSR, ma non è che possiamo tenere bloccato tutto. Questa è la mia opinione. È chiaro che non copriremo tutto, ma se cominciamo a rivedere oggi i criteri e le misure non la finiamo più. Chiudiamo oggi nella maniera più indolore possibile, sapendo che paghiamo per le risorse che abbiamo. Dovremo recuperare invece con il nuovo PSR. L'aiuto che chiedo anche a voi è quello di definire insieme il nuovo PSR. Non abbiamo niente da contrattare, io al dottore Marzano non ho chiesto niente. Anzi, se mi fa assaggiare qualche pomodorino, qualche confezione. È un lavoro, credo, doveroso da fare con le aziende. È inutile fare un lavoro che teoricamente è perfetto, ma non si incontra con la domanda dell'imprenditore. Ma che lo faccio a fare il PSR? Allora, qui dobbiamo aiutarci. La Regione avrà il compito ovviamente di trovare anche i punti di equilibrio, tanto per parlare chiaro, a volte abbiamo posizioni non coincidenti fra Confagricoltura, le altre associazioni agricole, Coldiretti, Confcoltivatori. Io faccio questo tipo di ragionamento, la Regione ovviamente deve trovare il punto di equilibrio a tutela di tutti. Abbiamo grandi aziende, ma abbiamo anche un'agricoltura parcellizzata. Abbiamo anche un'agricoltura montana che non possiamo ovviamente dimenticare. L'importante è capire che tu devi tutelare tutti, ma non penalizzando i punti di eccellenza. Non è che risolvi il problema di massa penalizzando quelli che hanno corso e hanno magari conquistato mercati in Europa. È un po' il ragionamento che io faccio per Milano. Non è che dobbiamo prenderci collera perché Milano oggi è una realtà dinamica, meno male, va bene all'Italia. Poi dobbiamo discutere con i nostri amici e confratelli meneghini, perché se nel Fondo Sanitario Nazionale si fregano 100 euro in più pro capite rispetto alla Campania non va bene. Allora io sono pronto a fare la sfida dell'efficienza. Andrea Prete ricordava che oggi la Campania è la regione che paga nei tempi più brevi d'Italia. 4 anni fa c'erano le società di intermediazione finanziaria in Campania, un po' di camorra anche lì, siccome pagavamo a 3 anni è chiaro che facevano la cessione di credito alle imprese di intermediazione finanziaria e ci rimettevano il 20%, oggi le intermediazioni non ci sono più, però dobbiamo ragionare così, valorizzare i punti di eccellenza e dare una mano a tutti a raggiungere l'eccellenza. Questa è la logica che dovremo affermare, tutelando ovviamente come dovere della Regione tutti i comparti e tutte le realtà sociali e produttive che abbiamo nel nostro territorio. Allora, cari amici, noi siamo caricati, nonostante il nostro governo
anche voi starete seguendo con entusiasmo il dibattito sulla legge di stabilità. Io ormai non parlo più della legge di stabilità, di che parliamo? Tu ogni mattina che ti alzi cambia lo scenario. Non perdiamo tempo, aspettiamo la fine di questa avventura. La legge finanziaria in Italia è un'avventura nei mari tropicali. Non si sa quando si arriva, dove si arriva, se si incontrano i pirati, anzi i pirati, questo è certo che si incontrano. Un bordello. Credo che dobbiamo fare il nostro dovere. Qui oggi abbiamo veramente tutte le condizioni per fare un lavoro eccellente. La Campania è una grande realtà per le qualità delle produzioni. Non siamo i più grandi, ovviamente, come agricoltura. Non siamo i più grandi produttori di vino. Andiamo a Vinitaly, abbiamo la nostra nicchia di eccellenza, nei rossi, ma soprattutto nei bianchi. Abbiamo dei prodotti che sono inarrivabili. Ho raccontato a qualche amico qualche episodio di folklore con un vecchio presidente del Consiglio che abitava a Firenze, che mi aveva offerto a volte un pranzo, che era una zozzeria, insomma. Gli ho detto: figlio mio, io capisco adesso perché a Firenze voi avete un problema allo chassis, proprio alla struttura portante. Ho detto: la prossima volta ti faccio entrare nella civiltà gastronomica e ti porto un po' di mozzarella di bufala. Ma no, è grassa, ma mi caccia bene. E per evitare di incorrere ovviamente nel conflitto, piana del sele, mozzarella versana, ho portato le due versioni. Quelli che dicevano che era grassa si sono scofanati tutto, tutto, non hanno lasciato niente. A conferma del fatto che dal punto di vista della civiltà gastronomica siamo i primi nel mondo, non in Italia, nel mondo. Con questa fiducia vi lascio. Auguri di buon lavoro a voi e alle vostre famiglie. Grazie, grazie Presidente.